Capitolo numero 6. L'Africa. La scoperta dei telefonini low cost è stata una scoperta che ha visto un grosso incremento, 475 milioni di utenti al 2013. Nell'immagine l'Africa. Niente crisi per l'Africa subsahariana. Secondo le ultime previsioni, infatti, il tasso medio di aumento del PIL nei paesi dell'area, attualmente intorno al 5,2%, dovrebbe salire fino al 5,8% e aumentare. È salito, è stato così nel 2012 e nel 2013. Il paese che nel primo trimestre di quest'anno ha superato tutti gli altri in termini di crescita è stato il Ghana, con un più 23% su base annua. Questo è insolito perché molti non sono abituati a pensare all'Africa come uno dei paesi emergenti, una delle grandi economie e potenze. Come rileva un recente studio che aggrega dati economici dei diversi paesi del continente, il motore dello sviluppo africano non è rappresentato soltanto dallo sfruttamento delle risorse petrolifiche e minerarie, ma da fattori diversi interconnessi tra di loro. Innanzitutto, il fenomeno dell'urbanizzazione. Oggi diverse città contano più di 10 milioni di abitanti. Questo si riversa sicuramente nei consumi. Entro il 2020, infatti, una multinazionale di consulenza e direzione prevede che il valore aggregato dei consumi in Africa raggiunga fino a 1,3 miliardi di dollari. E tutto questo sulla base di uno scenario prudente che prevede un aumento annuo medio pari al 4%, cosa che negli ultimi anni invece è già superiore. L'Africa oggi ospita il 60% delle terre coltivabili non sfruttate del pianeta. Per questo diversi paesi africani sono oggi impegnati in programmi estremamente impegnativi di numerosi paesi di transizione dall'agricoltura di autosussistenza alla produzione di prodotti di largo consumo per i mercati urbani e quindi l'esportazione, che richiedono infatti un cambiamento radicale. Nuove coltivazioni, strade rurali, impianti di lavorazione, tecnologie, trasformazione di prodotti. Sono altrettante opportunità di business per le nostre imprese in un'ottica di sviluppo sostenibile.